Per poter assegnare ad una squadra un'area da perlustrare, è necessario avere precedentemente creato le aree di ricerca sulla mappa, contenute nell'area potenzialmente raggiungibile dal disperso. Entrando nella funzione Assegna squadre, si avrà l'elenco delle aree già battute, delle aree ancora da assegnare e lo storico delle aree perlustrate. Per assegnare una squadra ad un'area, basta scegliere la squadra libera nel menu a tendina, cliccare il tasto Assegna e sotto la funzione Aree battute verrà visualizzata l'area e la squadra che la sta perlustrando. Una volta terminato l'intervento, si potrà cliccare su Libera squadra e, se l'area è completata, si sceglie Sì, altrimenti si dà l'opzione No.